Ragazzi, welcome back. Io sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e in questo episodio dello Spirito dell'Esperto 4 arriveremo finalmente alle miniere di Mithril e ci lasciamo alle spalle lo Zolom, un ricordo per me preziosissimo di ciò che è il primo vero impatto delle opzionalità, delle sfide che offre Final Fantasy VII e non vedo l'ora di condividere con voi come lo saluteremo. Andiamo, ci saranno cose interessanti oggi e soprattutto le stranezze di Gaia e di quello che offre questo JRPG saranno ancora più evidenti. Non avete idea, se non sapete cosa vi aspetta, non avete idea. Per prima cosa, salutiamo l'orizzonte che però nella sua inquadratura giustamente ci impedisce di clippare nei monti, ecco qua. Bello comunque il dinamismo della camera, eh? È qualcosa che sembra completamente superfluo oggi evidenziare, ma in realtà nella loro storia era la prima volta che grazie ai 32 bit erano in grado di processare la grafica 3D, la terza dimensione. Le console, intendo. Rischierei di fare troppo il vecchio, fare un parallelo con il PC e io che ero completamente incantato dalle demotecniche delle schede grafiche Voodoo, perché comunque in quegli anni c'è stato il boom del 3D, nonostante il PC abbia già fatto esperimenti enormemente importanti già negli anni 80, per quanto non esattamente utilizzando veri e propri poligoni, non sempre perlomeno. Poi è arrivato Quake, Descent prima, che guardavo incantatissimo durante i miei pomeriggi davanti allo schermo. Tuttavia no, non è questo il momento, sappiate solo che la storia è complessa e meravigliosa. Se la digressione vi ha fatto piacere, sono contento, ma no, torniamo ai nostri ragazzi, perché vedete, il loro status è piuttosto mediocre. Sono feriti e tristi, quindi, per prima cosa, non vedo l'ora di entrare nelle miniere e vedervi stupire di quello che già solo nella prossima area si può fare come extra. Allora, Hyper, tenda, ah, e che le abbiamo comprate a fare altrimenti. Detto questo, State a vedere cosa facciamo. Per prima cosa, mettiamo in prima linea Barret e Red, ma non Cloud. Le materia, per ora evitiamo di fare troppi smanettamenti, dobbiamo semplicemente entrare qui. Andiamo. E... è stato Sephiroth. Questo è uno Zolom, un Midgar Sormer. E ve l'ho detto non soltanto per gameplay, in quanto respawn una volta sconfitto, che era una razza di multiple creature ovviamente, no. Anche in Foreshadow ha questo. Uno dei momenti più importanti di Final Fantasy VII. Perché lo dico? Perché lo definisco tale? Perché è la prima sensazione nel presente della vera forza di colui che stiamo inseguendo. Meravigliosi i fulmini e i tuoni nell'orizzonte e spaventoso quello che ha fatto, che è molto peggio di averlo semplicemente ucciso con la sua katana, con la sua masamune, la sua spada. Capite? Comunque, ragazzi, questo sembrerebbe... Ok, stavo per parlare comunque, RNG. Vediamo un po'. D'accordo, normali nemici che possiamo tranquillamente cancellare con Matra Magic perché non ci interessano. Quello che stavo cercando di dirvi, contro la volontà di Final Fantasy VII, è che le Mithril Mines sembrano un labirintico, cavernoso incubo. Tuttavia, non è così. È un ambiente terribilmente semplice, con pochissime schermate, ma tantissimi segreti al loro interno. E li completeremo tutti al 1000,0%. Ora, non soffrite per il fatto che ho utilizzato una percentuale completamente folle. Si potrebbe considerare il 1000,00 per 1000, volendo giocare con i numeri significativi. Ma andiamo, perdonate l'eccitazione. E guardate, per prima cosa, un secondo di osservazione dell'ambiente. E che cavolo, volevo dare un po' di atmosfera, stavo per parlare della bellezza di quello che può essere effettivamente la soundtrack all'interno di un ambiente chiuso come questo, a livello proprio di empatia e sensazione di quello che stanno facendo i nostri protagonisti dopo aver visto lo Zolom. Ma immaginatevelo, ok? Abbiamo avuto la fortuna sfacciata che il lanciafiamme di questo dracoide ha colpito immediatamente Red, e a questo punto abbiamo quattro nemici. Altra cosa che tenevo a evidenziarvi, perché sì, questa caverna è una delle aree più utili per livellare le nostre carissime Limit Break. Molto spesso incontreremo almeno quattro avversari. Quindi quello che voglio dirvi ora è... mi avete infastidito, mostriciattoli, dalla mia discussione narrativa?
questa è Beta e non avremmo mai dovuto poterla equipaggiare a questo punto della storia. Quindi godetevela. Ma facendo caso alla sua descrizione qui e ricordando come abbiamo dovuto resistervi dallo Zolom. Non male, eh? Però è appunto un attacco elementale. E non è un caso che l'ho utilizzata contro il nostro nemico volante. Perché, vedete, ora Cloud è nelle retrovie. Se io faccio fare un colpo al nostro protagonista, farà 116 danni. Perché ve l'ho mostrato? State a vedere. Sto alimentando la sospensione nel rispondere a quella domanda, ragazzi, eh? Per prima cosa prendiamo questo etere, apriamo lo scrigno brillante qui sopra. Osservate la enormità di questa grotta, con questi riflessi di luce verde. Ma quello che ci interessa davvero è quella freccia verde là sotto, perché sulla cima di quella liana, sperando che non ci siano ora incontri casuali a interromperci, c'è una figata incredibile. Una materia viola. E lo sapete, le materie viola tendono ad essere speciali perché offrono abilità uniche. E questa è Long Range. La materia lungo raggio. Che cacchio! Quindi... ok, figata. Qui le cose stanno andando bene anche perché, appunto, siamo in grado di sconfiggere interi gruppi di nemici in pochissimi secondi, no? Ma... osservate. La materia long range, che possiamo tranquillamente sostituire allo scan, perché comunque il furto è sempre più speciale per me, lo sapete, non solo, in generale ha una sua utilità più eclettica, diciamo. Long range dice di avere la stessa forza di attacco fra prima e seconda fila come bonus. Quindi, equipaggiandola al nostro protagonista, potremmo supporre e assumere che a questo punto, anche se difeso dall'abbassamento dei danni ricevuti dagli avversari, essendo nella fila protetta, la secondaria, il back row, ora potremo fare lo stesso damage output base, come se non lo fosse. Niente di incredibile dopo tutto, è interessante, ma in ogni caso i danni magici continuerebbero a fare il 100% ed è comunque uno slot di materia in meno, no? Ecco. Non è tutto qui. Vedete, quello che non viene detto qui è che a questo punto Cloud potrà colpire anche gli avversari che non potrebbero essere affrontati da personaggi senza abilità a lungo raggio. Che cosa significa? Che esattamente come il mitragliatore di Barrett, ora Cloud potrà attaccare nemici prima immuni agli attacchi definibili in melee, colpibili quindi solo da armi a lungo raggio o magie. A distanza. Sarebbe stato, insomma, come fosse possibile per Red colpire i Gunner durante la fuga dalla Shinra, capite? E quindi, che cosa accade ora? Che noi abbiamo, in questo setup, una scelta, quella che prima, nello scorso episodio, non era possibile fare. Andiamo in Arrange, Exchange, rimuoviamo la materia All e dal buon Red... lasciando l'enemy skill, facciamo così, mettiamo All a lui, gli rimuoviamo Elemental, ok, e la mettiamo a Cloud, che ora avrà la possibilità di fare danni doppi a quei nemici che di solito, proprio per definizione delle loro debolezze, cercano di difendersi dagli attaccanti con le statistiche più alte, in nome del fatto che dovrebbero essere irraggiungibili da essi. E questa combinazione è soltanto una piccolissima, superficialissima idea di quello che un giorno faremo con le materie. Ora, abbiamo fatto questa cosina, si potrebbe ancora svanettare un po', ma c'è veramente poco da fare. Quindi, riequipaggiamo il nostro Red con la cover materia, perché è utilissima ovviamente per continuare il suo processo di apprendimento delle limit, e Chocobo Lure, in realtà, la mantengo, perché Sense è già qui, non abbiamo bisogno di livellare una doppia materia, possiamo andare avanti. Ma, insomma, lo sapete, che discussione è, che approfondimento sarebbe di potenziamento e strategia anche solo di equipaggiamento dei nostri personaggi senza una sua dimostrazione pratica? Allora, l'avversario che abbiamo incontrato prima si chiama Arc Dragon. Indovinate a che elemento è debole. Fortuna sfacciata, Cloud, ah lui ovviamente non è
un nemico a lungo raggio. Lo avete visto, poteva colpirlo anche in melee, il nostro Barret. Ma è debole a vento e vola. Mi sembra un esempio perfetto per il nostro esperimento. Capite? Ora, se fosse stato un nemico a lungo raggio, ok, quindi remoto, l'animazione sarebbe stata diversa. Perché si ha un'animazione extra e unica quando si equipaggia la materia a long range e si attacca a un nemico altrimenti prima irraggiungibile. Let's go! Questa schermata è fatta! Sì. Torneremo qui. Ora, siamo tornati a 100.000 kill. Più che benvenuti. Abbiamo un nemico da incontrare in quest'area centrale. Però intanto, nel mentre lo facciamo, raccogliamo un Mind Source. Perfetto. Questo è un doppio colpo di fortuna. Abbiamo il nemico che si chiama Madouj, credo la pronuncia sia corretta ma non ne ho idea, scusatemi, perdonatemi questa imprecisione, che è colui il quale ha un oggetto che dobbiamo rubargli, un equipaggiamento per Tifa più forte di quello che... occhiolino, occhiolino, stavamo pensando di comprare a Calm. Vedete come tutto, no? Va a finire nel puzzle finale? E allo stesso tempo sono 5 avversari. 5! Ragazzi, questo significa che le limit si potenziano molto in fretta, sia per i danni che ricevono i protagonisti, sia per la poca pericolosità di questi ultimi, perché sono tanti nemici che fanno meno danni di uno gigantesco magari troppo pericoloso, come magari il drago che ha sconfitto Sephiroth nel flashback, e allo stesso tempo abbiamo anche ottenuto quello che ci serve, quindi Steel, vai! Sarebbe stato troppo comico, dai, ammettiamolo. Preso! Ma lo avete visto? Quanto ci è voluto, giusto? Non se la meritano la limit di Red, non se la meritano, ne riparliamo dopo, tanto non è niente di particolarmente speciale, quindi perdonatemi, ma no, cioè sparite dalla mia vista. Adoro Beta. 4 cifre, ragazzi, 4 cifre. Ora, Grand Glove, è fatta. Andiamo. Fatto questo, possiamo proseguire senza pensieri. Senza pensieri tranne, ovviamente, questo. Sempre stupendo usare Matra Magic, ma vi voglio ricordare come e quando l'abbiamo ottenuta. Ricordatevi che in quest'opera e nei JRPG in generale potevamo assolutamente saltare questa abilità e non averla per tantissimo tempo o mai. A differenza però, mi permetto di fare una frase effetto di quella che è la trama in arrivo. Fermi! Delle facce che non ci tenevo a rivedere. Sapete chi sono io? Uno dei Turk, no? Bene, allora non ci vorrà molto. È difficile spiegare di cosa si occupano i Turk. Rapimenti. Da un certo punto di vista, potresti anche metterla così. Ma non si limita a quello ultimamente. Signore! Signore, non sembra cavarsela bene coi discorsi. Potrei continuare io? Prego, allora. Sono l'ultima arrivata nei Turk. Mi chiamo Elena. Da quando avete messo fuori gioco Reno, siamo un po' a corto di personale. Anche se immagino sia proprio quello il motivo per cui mi hanno presa. Comunque, ci è stato ordinato di scoprire dove è diretto Sephiroth. E di mettere i bastoni fra le ruote a voi. Ehi, un momento. È l'esatto contrario. Siete voi che ci state intralciando. Elena, hai parlato abbastanza. Signor Zeng? Non sono tenuti a conoscere i nostri piani. Mi perdoni, signore. Mi sembrava di avervi dato degli ordini. Andate e ricordatevi di fare il rapporto. Sì, signore. Allora io e Rude inseguiremo Sephiroth, che è diretto verso il porto di Junon. Elena, sembra che tu non riesca a comprendere ciò che dico.
Oh! Mi scusi. Andate, ora. Non fatevi scappare, Sephiroth. Sì, signora. Guardate, Rud, che treno, che treno! Reno vi manda i suoi saluti. Spera di rivedervi, non appena le ferite che gli avete inferto saranno guarite. Ora che siete buoni amici, gli piacerebbe provare le sue nuove armi insieme a tutti voi. Beh, adesso... Aerith non è con voi. No, è in un altro gruppo. Capisco. Beh, salutatela da parte mia. Qui avremmo ovviamente avuto un dialogo diverso avessimo avuto Aerith con noi. E vale la pena mostrarvelo, perché è abbastanza esteso. Con Seng che assicura, no, Aerith del fatto che non è più la priorità della Shinra a causa di Sephiroth, e lei che, di tutto punto e col suo caratterino, gli risponde. Sappiamo d'altronde che loro hanno un rapporto veramente molto duraturo ormai, e non è assolutamente da sottovalutare. Ma, effettivamente, ora Zeng dovremmo inseguirlo fuori dalle caverne in direzione di Junon, che è la nostra ufficiale prossima destinazione, che chiaramente è l'ultima che andremo anche solo a pensare di sfiorare. Quindi andiamo decisissimi dall'altra parte del bivio, e in quest'ultima schermata abbiamo un Elisir e una gran pozione. Per il resto, spero che questo verde meraviglioso che illumina le pareti di questa grotta sia una prova abbastanza chiara di come gli sviluppatori e gli artisti hanno cercato di far capire quanta luce, quanto il mago sia importante e vivo fuori dalla cupezza e dalle ombre di Midgar, no? Però non c'è altro. Questa è una schermata di puro completismo. Tuttavia, a proposito di quest'ultimo, guardate. Le grotte le stiamo per salutare con un'apertura completa all'altra parte della catena montuosa. Quel punto rosso che vediamo a sud è Fort Condor, un'area completamente opzionale perlomeno per ora, e ovviamente l'altro non può che essere Junon. Non abbiamo abilità da apprendere qui o misteriose, interessanti chicche da rivelare, però una cosa c'è, una soltanto, importantissima. State a vedere. Dobbiamo cercare dei nemici presenti solo oltre la catena. L'RNG, che ci sia d'aiuto, potrebbe farceli incontrare subito. E ok, non l'ha fatto, ma... Ehi, è una chance per iniziare a utilizzare le limite di red, che sapete, sono cose da fare. L'animazione sarà un po' deludente, ma per quanto riguarda l'effetto, promesso, ve ne parlerò più tardi. Ecco qua! Stavamo cercando proprio lui. È stato comunque il secondo combattimento, nessun taglio particolare. Curiamo il gruppo e cominciamo a rubare al... Formula. A qualcosa di speciale. E sarà presto nostro. Boomerang. Un'arma che non possiamo ancora equipaggiarci. Esattamente come a Calm, è possibile ottenere qualcosa che è ancora fuori dalla sua immediata utilità, ma che appunto nell'essere nascosta nell'item pool del furto di un mostro apparentemente innocuo e precedente al momento nel quale quel tipo di equipaggiamento si va cercando, lì si nasconde il design del renderla più efficace di quello che si troverà immediatamente dopo. Ed è abbastanza un classico, vero? Nonostante in realtà il fatto che purtroppo in Final Fantasy VII il furto è assolutamente meno importante che in titoli come il 9. Ma sì, ha viceversa le sue cose e vi assicuro, ne state per vedere una. Tra l'altro, prima di raggiungerla, potendone osservare lo sprite nell'overworld che è bellissimo, upscalato in HD. Qui incontriamo quest'uomo che ci dice: sono anni ormai che la Shinra ci fa la guerra per il dominio di questo posto. Ma noi ci siamo stabiliti qui e intendiamo restarci. Quando avete tempo, venite ad aiutarci, per favore. Ma non vogliamo essere irragionevoli. Se avete altro da fare, è giusto che abbia la precedenza. E invece,
aiutiamoli. Questa è ovviamente una cosa opzionale, proprio dichiaratamente anche dal dialogo, che noi affronteremo al 100% ed è tremendamente difficile e scomodo in Final Fantasy VII farlo davvero al 100% Fort Condor. Vedrete quanto e perché piuttosto presto. Grandioso! Allora entrate, vi spiegheremo tutto. E guardate, già di prima acchito, superata la guardia, sembra un posto molto scomodo in cui vivere. C'è solo una corda per potervi accedere. E si può quindi già presumere o intuire che c'è un motivo molto serio, deve esserci un motivo molto serio per queste persone affinché decidano di vivere qui, in un ambiente scavato nella roccia, come potete osservare. Guardate quanto è tutto grezzo, però costruito per far sì che chiunque possa viverci nel modo più accomodato e sereno possibile. C'è un pozzo, tubature per aria o magari bagni, insegne luminose. Non vengono tutti i giorni delle persone quassù. Oh, che strani i tuoi occhi. Vabbè, pazienza. Comunque, questo posto sta per diventare il teatro di una battaglia con la Shinra. Fareste meglio ad andarvene se non volete rimanere coinvolti. Hai detto la Shinra? Che vogliono loro qui? La Shinra. A quanto pare anche voi avete problemi con loro. Ed è per questo che siete saliti quassù, no? Allora, ascolterete quello che ho da dirvi? Questa scelta di dialoghi è molto particolare perché nei confronti delle meccaniche di affetto va a causare un totale disprezzo nel caso si lasci perdere da tutti i personaggi, ma con valori diversi. Quindi se si vuole creare una certa situazione in futuro si potrebbe persino decidere di non dargli corda. Ma non è il nostro caso. Avete notato niente in cima a questa montagna? Oh, c'è qualcosa lassù. Un reattore e un condor. Esatto, un reattore e un condor. Pare che la Shinra non sopporti l'idea di avere un condor sopra uno dei suoi preziosi reattori. È solo un grosso pennuto, no? Perché usano la forza? Non riesco a immaginarne il motivo. Pare ci sia una materia speciale dentro il reattore. E dato che il condor intralcia, la Shinra ha mandato l'esercito, con lo scopo di eliminare sia il condor che noi. Il condor sta covando un uovo, però, ed è una cosa che capita molto raramente. Per questo dobbiamo proteggerlo. Una nuova vita, eh? Ci penso io! Proteggerò io il Condor dalla Shinra! Per proteggere l'uovo dovremo difendere anche il reattore. Il fatto è che da soli non abbiamo le risorse necessarie per fronteggiare la Shinra. Per questo assoldiamo mercenari che combattano insieme a noi. Tu puoi aiutarci donandoci dei soldi o combattendo al nostro fianco. Beh, che ne pensi? Vuoi unirti alla nostra causa? A che stai pensando? Facciamolo e basta! Cloud, decidi tu cosa dovremmo fare. E qui, stesso discorso di prima. D'accordo. Lascia fare a noi, ce la caveremo. Concordo, offriamogli il nostro aiuto. Stupendo. Una cosa che vorrei voi cominciaste a pensare quanto più possibile è che qui si sta parlando veramente del fatto che la Shinra attacchi queste persone con un reale esercito, ok? Il 3D primitivo o lo stile un po' fumettoso potrebbe sembrare uno sminuente della situazione, ma non deve assolutamente diventarlo. Immaginatelo. È una cosa fuori di testa, specialmente in nome del fatto che prima sembrava la Shinra fosse soltanto una ditta e azienda energetica. Non lo è. E perdonatemi se non ho letto i dialoghi in cui ci invitano di utilizzare i negozi e i letti utili a riposarci, ma adesso li andiamo a vedere. In realtà, però, per quanto bello sia poter osservare come questi negozi sono stati costruiti e creati attraverso gli scavi, e in qualche modo anche non raffazzonati con quello che si poteva, non hanno nulla da offrirci, nulla che non abbiamo già superato, ottimizzato e perfezionato ben prima di arrivare qui. Sicuramente, invece, utile sempre è la possibilità di riposare o salvare la partita. D'altronde, le miniere hanno stancato un po' tutti, no? Andiamo. Ehi, riposiamoci un po'. D'accordo. Possiamo quindi finalmente passare ai fatti, saliamo la scala e aiutiamo queste persone ad affrontare una battaglia e degli scontri che sono appunto quanto più reali possiate immaginare, con immaginabili e concreti morti, feriti e conseguenze. Saliamo qui, ignoriamo purtroppo il negozio, ve l'ho detto, non offre niente di particolarmente interessante. Tutto il contrario invece si trova qua sopra.
è praticamente un gigantesco minigioco, una sorta di triple triad di Final Fantasy VII, ma con un ruolo un pochino più centrale nella storia. Un pochino. Grazie per aver deciso di aiutarci. D'accordo allora, ti spiegherò la situazione nei dettagli. Il nemico sta scalando la montagna. Il loro obiettivo è il reattore Mako. Per contrastarli, piazziamo trappole e assoldiamo mercenari. Questo è più o meno tutto. Purtroppo il villaggio è al verde. Vorremmo combattere, ma senza fondi non abbiamo alcuna speranza. Ci vogliono circa 400 gil per assoldare un mercenario, quindi per 20 ne servono 8.000. Per farla breve, ci servono i tuoi soldi per assoldare mercenari, comprare e piazzare le trappole, per dare gli ordini. Se non hai tempo, potresti aiutarci finanziandoci direttamente. Più denaro abbiamo, meglio possiamo equipaggiarci per fronteggiare la Shinra. Questo, ragazzi, non succederà. Noi non offriremo denaro a loro per giocare da soli. Affronteremo ogni singolo scontro presente a Fort Condor, e di questo ne parliamo appena superiamo il primo. Sappiamo che ti stiamo chiedendo molto. Abbiamo mandato i nostri cari in un altro villaggio e siamo qui perché vogliamo resistere. Ma torniamo a parlare di lavoro. Se il nemico raggiunge questo rifugio, dovrai affrontarli di persona in combattimento. In altre parole, se si perde al minigioco strategico, che vi posso anticipare già da ora è letteralmente un rudimentale tower defense, noi affronteremo una boss fight per salvare la situazione. Queste ultime sono creature spesso speciali di un livello un pochino più alto rispetto a quello che si può incontrare in determinato momento della trama, e in questo primo caso permetterebbe di ottenere un oggetto molto prezioso che pietrifica i nemici anzitempo sulla tabella di marcia per una sorta di run in cui si vuole avere 99 di ogni oggetto, anzi permettendo in futuro, quando se lo si ottiene per la prima volta ufficialmente senza dover fare un certo inciuccio come perdere a un minigioco, utilizzare un certo glitch per averne 99. Ma per quanto effettivamente prezioso sia a priori, noi ora sapete in queste run non abbiamo assolutamente quell'obiettivo e men che mai ci interessa quindi avere early on un oggetto normale a consumo unico che pietrifica il nemico. E non gratis, ma attraverso un gesto che va permanentemente a macchiare il risultato di questo minigioco, il quale comunque nei suoi premi, vedrete, calcola le vittorie totali. È vero che se si fa tutto perfetto il premio è praticamente ininfluente, ma intanto lo faremo. La nostra è una situazione disperata e voi siete la nostra unica speranza. Hai delle domande? Allora, per completezza, esattamente come nel tutorial, ascoltiamo cosa da dire, così che chiunque non abbia mai giocato a Final Fantasy VII abbia anche un'idea di come viene presentato questo macro gioco a Fort Condor. Se sconfiggi tutti i nemici, o se batti il loro comandante, la vittoria è nostra. E ho sottolineato la prima frase per un motivo. Di nuovo, ragazzi, arriva tutto, tra pochissimo. Se il nemico raggiunge questo rifugio, dovrai combatterli personalmente. E se perdi quella battaglia, probabilmente noi verremo uccisi insieme al Condor. Ma occhio, perché sopravvivenza del forte a parte, se si arriva a combattere il loro comandante, comunque il minigioco si è perso, eh. Ci sono quattro tipi di nemici. Parlami delle viverne. Le viverne sono unità volanti che si muovono rapidamente. Lanciamassi e tiramassi sono poco efficaci contro di loro. Capite, no? State già intuendo il sistema di carta, forbice e sasso, anche classico di questo sottogenere. O genere, a dire il vero. Parlami delle bestie. Sono dei mostri che si muovono lentamente, ma sono anche molto potenti. I barbari sono unità umanoidi, attaccano a distanza, quindi fai attenzione. E poi i comandanti. Sono ufficiali al comando delle truppe nemiche. Farli fuori sarebbe l'ideale, ma sono dei nemici formidabili. Andiamo con altro. Mercenari da soldare. Le tue unità mobili sono lottatori, attaccanti, difensori, tiratori, riparatori e operai. Le unità stazionarie sono i lanciamassi, i trimassi, le catapulte e incendiarie. Di quali vuoi che ti parli? Unità mobili. Lottatori. Sono unità buone sia in attacco che in difesa. Non hanno né punti di forza né debolezze. E in partite normali avrebbero anche un certo ruolo, ma non nelle nostre. Attaccanti. Sono unità rapide, ottime per stare in prima linea. Sono forti contro le bestie, ma anche deboli contro i barbari. Difensori. Sono potenti ma lenti, più inclini a difendere. Sono forti contro i barbari, ma vengono sconfitti dalle viverne. I tiratori stanno a colpire a distanza, ma sono estremamente fragili. Sono forti contro le viverne e deboli contro le bestie. Come sempre, questo genere di spiegazione rende anche più spaventoso e complesso il tutto di quanto in realtà non sia una volta che si ha il gioco in mano. I riparatori possono curare le unità alleate, ma sono molto deboli.
Gli operai, infine, possono piazzare delle mine. Queste sono molto potenti, ma gli operai no. Le mine esplodono quando entrano in contatto con un'unità nemica. L'esplosione danneggerà anche tutto ciò che si trova nei paraggi. È bello che avessero pensato a questo, durante lo sviluppo. Unità stazionaria. Lanciamasse. Gettano un macigno per volta. Questo danneggerà tutti i nemici che incontrerà sul suo cammino. Non male. Trimassi. Gettano tre macigni alla volta. Questi danneggeranno tutti i nemici che incontrano. Le trimassi e le incendiarie non possono essere schierate perché sono ancora in fase di sviluppo. Questo ovviamente perché qui siamo in teoria ancora in un tutorial, no? È la prima battaglia di Fort Condor. Poi, mano a mano che si andrà avanti, con queste nuove opzioni si apriranno strade e strategie diverse. Catapulte. Lanciano massi a grandi distanze, infliggendo danni a tutti i nemici che colpiscono. E le incendiarie, infine, sì, lanciano bombe a grandi distanze, eccetera, eccetera, eccetera. Perfetto. Abbiamo quasi fatto. Parlami di altro. Finanziamenti. I nostri fondi ammontano a 15.000 gil. Ci servono circa 3.000 gil per ogni battaglia. Quanto vuoi contribuire? Niente. Scusatemi, ma ci penso io per voi. Altro. La prima cosa che devi fare è disporre le truppe alleate. Muovi il cursore in una posizione non segnata da una X e premi conferma. Quando è finito, premi annulla e la battaglia avrà inizio. Inizialmente potrai schierare truppe solo vicino al rifugio. Questo perché se sono troppo lontane non possono sentire i tuoi ordini. Le puoi schierare fino alla linea giù in fondo. Fate attenzione. Premi aiuto per impartire ordine ai soldati. Infatti è esattamente con queste due basi di gameplay che porteremo sempre il gruppo alla vittoria. Il resto paradossalmente non conta. La Shinra invia le sue truppe periodicamente, quindi sarebbe ideale che tu passassi qui di tanto in tanto, e questa è l'altra meccanica cruciale per il completismo nello spirito dell'esperto. E ne riparliamo dopo perché riguarda appunto il fatto che noi non gli daremo soldi. Ci saremo sempre per loro. Ehi, a quanto pare sei arrivato il momento giusto. Non sono in molti stavolta. Pensi di potertene occupare? Sono pronto. Ci sono 10 nemici stavolta. Molti di loro sono bestie, quindi dovresti schierare più attaccanti. E attaccanti useremo, vedrete, ora vi spiego, ma guardate, questa è la mappa del minigioco di Fort Condor, in tutta la sua maestosità, perché è, a conti fatti, Fort Condor, dall'esterno. Guardate quanti dettagli si possono vedere in questo background. È l'intero monte, se così possiamo chiamarlo, con tubi, strutture, dentro e fuori. Possiamo immaginare dove ci siamo trovati fino ad ora. E in cima, Wham. Lui, questa creatura che sembra essere una sorta di letargo di cova, ma che è viva. Niente male. Comunque, lo so. Ciancio alle bande, bando alle ciance. Questo è in tutto e per tutto riconoscibile come sistema Tower Defense. Ci sono i percorsi che verranno presto inondati di truppe Shinra che non vogliono fare prigionieri. E noi possiamo settare unità. Guardate. Errore. Errore, no? Abbiamo la famosa linea di cui ci parlava. Ecco qua. Il militante del forte. Ora, noi possiamo mettere unità diverse affinché possano difendere, in qualche modo anche saturare l'ambiente e impedire ai nemici di superare quello che è la loro barriera di difesa, fino a raggiungere, in tal caso perderemo, dovremo combattere contro il loro comandante, il nostro avamposto. Tuttavia, ve l'ho detto, il sistema con il quale si può effettivamente abusare di questo minigioco e spaccarlo in due è che si può vincere non soltanto eliminando tutti i nemici nelle loro ondate fino all'ultimo, ma anche liberando l'ambiente, anche solo un frame, prima che la seconda o terza ondata arrivi. Inteso anche come il terzo nemico. Ora, vi faccio vedere. Il trucco è essere rapidi ed estremamente specifici negli ordini. Se noi vediamo dov'è la barra rossa e mettiamo un'unità, potremo abbassare il limite, il range attraverso il quale loro possono ascoltare i nostri ordini. Ricordate, no? Possiamo mettere unità fino a che loro possono sentirci. Quindi il passaparola, volendo utilizzare narrativa al posto di semplice game mechanic, no? Si va ad ampliare e noi possiamo mettere una fila di fighter per poi inserire attacker, perché gli attaccanti faranno ovviamente più male ai primi nemici delle prime battaglie e potremo cancellare la prima ondata prima che spawni qualunque altra cosa. Capite dove sto andando a parare? State a vedere, ok? Noi potremo, al di là di tutto, anche aumentare o rallentare la velocità del combattimento. Cominceremo rallentandola per mettere quante più unità al volo e poi la accelereremo per fare più in fretta.
Curioso anche il fatto, questa è una cosa che metto come dato personale, che questa sia l'unica istanza, anche da quando ero piccolo, che ho trovato graficamente stancante. E effettivamente queste unità e questo minigioco era difficile da giocare da piccoli, non solo perché effettivamente ci sono molti dati a schermo, c'è tanto inglese e così via, ma soprattutto perché era proprio difficile comprendere cosa fossero esattamente le unità e così via. È l'unica parte in cui Final Fantasy VII, secondo me, è invecchiato male. Ma davvero, l'unica. Per il resto, noi abbiamo 100.000 kill. Questi sono i nostri fondi. Finché abbiamo denaro, potremo combattere. E quindi, sapete già che abbiamo già vinto. Quindi, uno. Start the game. Pronti? Via! Scusate. Ora. Fighter. 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 Qui in realtà si può scendere ancora di più, ma attacker, mettiamoli, tanto torneranno comunque i soldi che spendiamo, vedrete come a breve, ma le bestie le facciamo noi qui, non sono gli avversari, ragazzi. È terribile quello che stiamo facendo. Ok, diamo un ordine a lui di attaccare la prima bestia, e a loro. Se proprio vogliamo essere sicuri, aggiungiamo attacker, così diventeremo delle mostruosità sul campo di battaglia, ma fondamentalmente l'importante è dare l'ordine, attacca, fight! Esatto, ragazzi. Lo schermo, lo vedete, è un po' sporco, eh? Ci sono talmente tanti dati che si possono confondere le idee, ma è più semplice di quel che sembra. Primo nemico distrutto. Secondo nemico distrutto. Fatto! Che ne pensate? Wow! È stato fantastico! Ma purtroppo la signora tornerà prima o poi. Ci puoi scommettere. Non sappiamo quando ci attaccheranno di nuovo, quindi passa di qui ogni tanto. Sono sopravvissuti 12 dei nostri, quindi ti restituisco 2400 gil. Quindi puoi anche riempire l'ambiente, ma recuperare denaro, capite? Non è un investimento a perdere. Anzi, oh già, ho trovato una cosa interessante sul campo di battaglia. Spero possa tornarti utile. Che è un equipaggiamento di quelli che ho discusso nella prima parte dello spirito dell'esperto, quelli che cominciano a offrirci un potenziale di level up delle materie molto interessante. La Magic Comb ha Growth Double. In altre parole, appunto, ne abbiamo parlato, raddoppia la crescita delle materie. Fa ottenere doppi AP. Questo è già un inizio di percorso per poter scegliere già quali materie vogliamo potenziare il prima possibile. Ora, vi potrei dire, se vogliamo far denaro in qualche modo, pianificare ricchezze infinite, dovrebbero essere le All. Non abbiamo ancora bisogno di questa fretta, quindi per ora la Enemy Skill effettivamente non va molto bene nelle mani di Red, perché potrebbe fare di meglio, o potremmo tranquillamente mettergliela nell'armatura, ma adesso, tempo al tempo, facciamo così, guardate. Enemy skill la facciamo tornare a Barrett. Io direi che questo è solo gusto, ragazzi, non sto facendo nulla di particolarmente complesso o da spirito dell'esperto, ma potenziamo le nostre cure e in generale, ovviamente, all lo spostiamo, magari su Elettro, perché ci piace di più, e Beta può sostituire agilmente Fire 2 e 3 per ora. E per il resto, sapete cosa? Io direi di, appunto, abbandonare un po' il focus sulle fiamme, perlomeno per un po'. Andando invece avanti, ascoltatemi, seguitemi in questa avventura. Questa porta non si apre perché è quella che avrebbe raggiunto il comandante, diciamo, o comunque noi, per andare a intercettare la nostra, tra virgolette, sconfitta. E tu? Va tutto bene. Della Shinra non c'è traccia al momento. Ma ci sarà molto presto. Il fatto è questo, finalmente ve ne posso parlare. Ci sono numerosi scontri a Fort Condor che possono accadere e dovranno accadere di trama in determinatissimi, specificissimi punti dell'avventura. Ed è facilissimo perderli. È non troppo dissimile dalla follia della regina delle carte in Final Fantasy VIII, solo che fortunatamente qui casuali non lo sono. Tuttavia, all'interno di questo spirito, mi vedrete presto e spesso dirvi: ok ragazzi, si torna a Fort Condor, cosa che in praticamente nessuna run si fa al 100%, perché alcune delle finestre in cui arriva la Shinra a rompere le scatole sono veramente folli. Però, appunto, gli si potrebbe salire, no? Dar denaro e lasciar loro.
lavorare per noi. Tuttavia, questo inficerebbe sul risultato finale del minigioco, perché non sarebbe una nostra vittoria. Quindi per cui, 100% sarà. Ora, finalmente, tornando nella mappa del mondo di Gaia, c'è un'altra cosa che possiamo e dobbiamo fare. Al di là dell'ovviamente rimanerne come sempre innamorati, ok? Vedete quella foresta laggiù? Si trova comunque nel percorso verso Junon, ok? Ora, per quanto la percentuale sia relativamente bassa rispetto al futuro in cui arriverà fino al 99,9%, quasi proprio letteralmente, ok? Potremmo incontrare un nemico speciale, Yuffie, un nuovo membro del party, del tutto opzionale. Quindi, cerchiamola. Può essere qualunque foresta, ragazzi, ok? Quindi non preoccupatevi se mi vedete muovere in questa foresta o se lo avessi fatto nell'altra, su, giù, destra, sinistra, lì, là. Troviamola e basta. È qui. Si gioca così a Final Fantasy, se si è in cuffia soprattutto, ragazzi. Eccola qui, meravigliosa e molto, molto aggressiva. Guardatela, pum pum pam! È un bel colpo di scena vedere un personaggio umanoide di questo tipo. Vediamo un po', facciamo un bel sense. Oh, pericolosa. Limit. All opponents, aspettate, all... No, no, devo, voglio farvi vedere Steel, Mystery Ninja, eccola qua. Però sì, Meteor Rain sia, così la mettiamo al suo posto. Adoro, adoro. Ecco qua, la chicca stupenda è che ci troviamo in un altro ambiente. E lei, stesissima, a terra, con gli occhi aperti, farà finta? Ah, cavolo! Non posso credere di aver perso. Opla! Ehi, testa a punta! Voglio la rivincita! Fatti sotto! Ignoriamo il conflitto dei key item e delle abilità. Shh. Non sono interessato. Adoro questa animazione, mi piace da morire. E fare tanto con poco. Stai cercando di scappare? Resta qui e combatti! Combatti! Ho detto. Sarebbe bellissimo andarsene, eh? E si può fare. Anzi, a maggior ragione posso dirvi ora che in base ad alcune risposte che le si dà, se stiamo andando in direzione corretta verso farla aggiungere al party, ogni cosa la rende più affezionata a noi. E si può fare in loop questo, portando la sua affinità al massimo, oltre ogni immaginazione. Ma non ci interessa, si può fare però. Avanti, che ti prende? Hai paura di me? Non è vero? Certo. Proprio come pensavo. Del resto non poteva essere altrimenti, con le mie abilità. Buona fortuna, ragazzi. Se ve la sentite, magari un giorno combatteremo ancora. Addio! Me ne sto andando, per davvero. Vedete? Cioè, sta facendo... L'avete capita? L'abbiamo capita, ok. Aspetta un secondo. Che c'è? Hai ancora qualcosa da dirmi? Ah, ho capito. Vuoi il mio aiuto? Perché sai che sono eccezionale. Allora, vuoi che venga con te? Non è vero? Proprio così. Lo sapevo. Certo che così mi metti in difficoltà. Cosa dovrei fare? Però, sì, se hai così tanto bisogno di me, non posso rifiutare. E va bene, verrò con te. Come ti chiami? Io? Oh, mi chiamo... Arrivati a questo punto, la si ha già nel party. È ufficiale. Qualunque sia la scelta, ossia che la si ignori o le si chieda il nome, potremo comunque dargliene uno e il ninja misterioso farà parte del gruppo. Allora, Yuffie. Che ovviamente diventerà... L'ho chiamata P! Ho sbagliato tasto.
Un'altra volta. Questo vi ricorderà tantissimo il momento di rinnovo a P. Beh, ragazzi, tempo di ricaricare la partita. Allora facciamo ok, andiamo ora. Così vedete anche la differenza. Non tutti i mali vengono per nuocere, appunto. Ehi! Aspettate! Non vi ho ancora detto il mio nome! Anzi, così non l'abbiamo neanche fatta affezionare, cosa che mi spezza il cuore, perché io adoro Yuffie. Tuttavia, ora possiamo cancellarle il nome e giustamente darle quello che secondo me già avete intuito, se mi seguite da tot, altrimenti non sentitevi colpevoli, non avete nessuna responsabilità. Perfetta, non trovate? Andiamo. Mi chiamo Shenya. Yuffie, piacere. Tutto come previsto. Ora dovrò solo aspettare il momento giusto e poi... Meravigliosa. È un po' appunto una luce del gruppo, no? Tifa è un personaggio molto, molto più complesso di quello che è per ora Yuffie. Tuttavia, andare a Junon è decisamente la cosa più intelligente per quanto concerne la trama. Noi, effettivamente, pur nel completismo, potremo tranquillamente andare là e affrontare quello che ci aspetta. Tuttavia, questo è il momento migliore per tornare alle Mithril Mines, ragazzi. So che sembra una follia, ma quei 5 nemici così comuni... Abbiamo appena appreso anche, tra l'altro, una nuova limite di Red. È tutto secondo i piani. Dobbiamo utilizzare Bloodfang il più possibile e anche Howling Moon. Insieme, finalmente, allo spiegarvi il loro utilizzo. Se non che... Oltre a questo, abbiamo anche appunto comprato delle tende. Ragazzi, è tutto qui. È tutto qui sul tavolo. Bisogna semplicemente utilizzare le carte che ci sono state date e che abbiamo ottenuto con la nostra, diciamo, lungimiranza. Quindi ora facciamo una veloce chiamata al cellulare, ma non prima di, purtroppo per ora, rimuovere Barrett dalla sua priorità di party. Quindi, scusami, amico. Allora, andiamo a chiamare Yuffie, che è di livello 27, che tra l'altro, piccola trivia, è stato deciso da quello di Cloud, con un minimo di 17 e un massimo di 42, se proprio vogliamo essere precisi, e la prepariamo, ma non soltanto. Lei ha la materia Throw con sé, che è il comando tira, ottenendola così presto, non sappiamo ancora dove si può ottenere la prima volta questa materia se non con lei, la rimuoviamo perché per ora non ci interessa, le equipaggiamo il Boomerang, yes, l'arma è sua e guardate un po' che meraviglia, quindi anche uno slot in più di materia, e ha già una Carbon Bangle, quindi quella che abbiamo rimosso va diretta a Red. Piani ben riusciti, ragazzi. Quindi, di questa conseguenza, andiamo alle Mithril Mine e... Ah, giusto! Lei è un personaggio che può attaccare a distanza. Seconda fila. Let's go! Pronti? Io non vedo l'ora. Ed infatti, eccoci finalmente ad affrontarle, le limiti di Yuffie e Red, in una delle aree, appunto, che più preferisco del primo CD per completarne l'apprendimento in pochissimo tempo. Abbiamo gruppi numerosissimi di nemici che possono essere uccisi da un semplice, unico Matra Magic e gli Arc Dragon, da cui abbiamo preso Lanciafiamme, vengono curati da Beta, cosa che li lascia soli alla nostra mercé se utilizzata nei loro gruppi. Perché, mi chiedete? Guardate. Yep. Fatto 30 si fa 31, quindi sì, prenderemo altri 99 etere, ma andiamo. Le limite di livello 2 di Red sono Bloodfang, che fa un banale 125% dei danni normali, ma ne converte il 25% del risultato in HP ed MP per se stesso, e già così presto, invece, Stardust Ray colpisce i nemici 10 volte, anche se non al 100% dell'attacco base del personaggio. Ma le cose si fanno veramente interessanti al terzo, perché Red è uno dei guerrieri più eterogenei e completi in assoluto nella varietà delle sue Limit Break. Howling Moon, per esempio, è un buff che ha effetto solo su di lui, ma gli pone addosso Haste e Berserk con un potenziamento all'attacco del 60%. E sono cose che adoro queste, pur se, in effetti, anche se potrò darvene dimostrazione specialissima di cui non vedo l'ora di questa abilità, non la useremo granché, perché Hearthrave è invece l'ultima di livello 3 e se è già stupefacente di suo nel fare 5 attacchi ad obiettivi casuali con quasi il 100% del danno base, immaginate cosa accade qualora di nemico ce ne sia solo uno.
Tuttavia, per parlare di strategia, una volta compiuto il percorso di Red, ovviamente la materia cover è andata a Yuffie, si è messa in prima fila e a dire il vero ha avuto vita molto più facile rispetto al collega, anche perché è stata ragionata come personaggio opzionale che è più plausibile ottenere avanti nella storia, ed è stata quindi programmata per dover uccidere molti meno avversari, affinché le si possa sbloccare tutto ciò che può. E a tal riguardo lei scherza poco con le utilità e kick delle mosse che può fare, eclettiche anche per lei. La seconda limite di livello 1, infatti, per esempio, cura l'intero gruppo per metà dei loro HP massimi e muovendoci immediatamente al 2, invece, Landscaper è piuttosto mediocre, in realtà, in una partita consapevole. È un attacco di elemento terra che fa danni enormi, tripli, rispetto al normale, ma che nonostante targhetti tutti gli avversari a schermo, è ovviamente singolo e non colpisce i nemici volanti. Le cose migliorano con Bloodfest, che è ormai per noi una classica limite da 10 colpi al 50% circa dei danni su nemici casuali, mentre al terzo livello arrivano anche per lei i veri fiori all'occhiello del personaggio. Gauntlet, infatti, fa un colpo singolo, sì, ma non solo è al 175% del danno base su tutti i nemici in campo, che male non fa, è anche e soprattutto un critico garantito e un attacco che ignora le difese avversarie. Le ignora! Così come, infine, Doom of the Living è incredibile. Colpi casuali a circa la metà dei danni, ma 15. Non sono i 18 di Barrett, ma hanno una piccola percentuale di forza in più. Che è una figata e, vi dirò, è stato relativamente facile e indolore in queste grotte ottenere tutto questo. Anche senza appunto fare troppo i tirchi tornando a riposare a Fort Condor, ma usando bensì con naturalezza le nostre tende, una volta per tutte. E se siamo sicuramente pronti a parlare di e a fare molto altro, ragazzi, l'importante, prima di tutto, è che siamo arrivati a Junon. Alla prossima.